Buongiorno, sono Gianluca Bianchi Fasani, primo ricercatore presso l'Unità Tecnica Antartide dell'ENEA, l'agenzia nazionale che si occupa della gestione delle stazioni di ricerca che l'Italia ha presente sul continente antartico. Partiremo, da una visita presso la stazione di ricerca Mario Zuccalli, che si affaccia nell'area del mare di Ross. Compiremo poi un viaggio di circa 1200 km per andare a vedere la stazione di Concordia, unica stazione europea presente all'interno del continente antartico. Vedremo poi quelle che sono le caratteristiche della nave di ricerca Laura Bassi, che ci consente di realizzare campagne oceanografiche di alto profilo. In ultimo vedremo quello che è lo stato dell'arte della pista semipreparata di Boulder Clay, che si trova sempre in prossimità della stazione di Mario Zuccalli, ma allo stesso tempo anche a pochi chilometri dalla nuova stazione che il programma antartico cinese ha realizzato presso Inaccessible Island, quindi la stazione Kingling. Quindi un saluto e ci vediamo all'interno del forum sulle aree polari.